Avete mai provato a cercare il vostro nome su Google e vedere che cosa esce di fianco? In questo momento se scrivi Edoardo Mazzuoli su Google esce corsi, Wikipedia, incidente, YouTube, pilota. Per un certo periodo di fianco al mio nome usciva la parola chiave furgone, per via di quella piccolissima disavventura avuta con il mio Mercedes Sprinter e se non l'avete visto è un video storico del canale e ve lo lascio qui sopra. Tutto questo per dire che per andare alle gare non avevo più un furgone, non avevo un mezzo adeguato e partecipando a un campionato dovevo sistemare la cosa, così ho deciso di comprare un mezzo nuovo e siccome l'occhio vuole la sua parte l'ho fatto anche wrappare. Ho detto mezzo, non ho detto furgone, perché da questa storia sono rimasto un po' scottato e siccome dagli errori si impara sempre ho fatto una scelta diversa. Oggi sono a Seveso e proprio qui c'è l'officina dei ragazzi di LSC Garage che si occupano di wrapping e detailing e proprio loro hanno messo le mani e realizzato quello che fra poco vedrete. Allora, bene 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 ragazzi, siamo arrivati a Seveso dai ragazzi di LSC Garage. Sono troppo curioso di vedere com'è venuto. Ho già visto le foto, non sapete ancora che cos'è. Adesso entriamo e ce lo facciamo mostrare dai ragazzi, perché io sono già venuto qua a trovarli quando gli ho portato il mezzo e hanno un posto esagerato e accendiamo le luci, almeno capite che cos'è e vedete che diavolo di lavoro hanno combinato. Tanto citofoniamo. Ragazzi, ciao. Buongiorno. Prego. Ciao. Ciao ragazzi, allora ho già introdotto a tutti i followers il discorso di quello che stanno per vedere. È una figata, avete fatto un lavoro esagerato e sfruttiamo il vostro posto che avete fatto di là, uno showroom con delle luci che si accendono, bellissimo. Quindi fammi vedere Samuele. Ah, però non solo mezzi a quattro ruote, ci sono anche le moto, quindi fate anche le moto. Tra l'altro, l'altra volta quando vi ho portato il mezzo, ti ho detto che abbiamo scoperto per BR Corse l'utilizzo delle pellicole con i microfori, giusto? Sì, si chiama tecnologia air release. Esatto, che per noi è stata come dire una manna dal cielo, no? Perché per fare le carene del mondiale ci sono un sacco di spigoli, un sacco di curve, esatto, e quindi la grinza è sempre dietro l'angolo. Sì, diciamo che aiuta molto di più la tecnologia di rilascio dell'aria, in modo tale che fai le curve in maniera adeguata. È molto più semplice rispetto a una pellicola che non ha questa tecnologia, quindi sì. A noi ha risolto un sacco di problemi e tra l'altro tu mi hai detto che quella che utilizziamo noi non è nemmeno il top. Immagina, adesso che lo sappiamo, prenderemo, esatto, pellicole migliori. Adesso bando alle ciance ragazzi, preparatevi perché è una roba, è troppo bello, per me è troppo bello. Allora aspetta, io farei questa cosa qua, mettiamo la telecamera qua. Allora ragazzi, vi metto la mano davanti perché sennò si vedrebbe tutto. Vai Samu, accendi le luci. Alexa, accendi stanza. Bene, eccolo qua in tutta la sua bellezza. Questo non è nient'altro che un carrello rimorchio di una marca molto famosa che si chiama Devon Trailers. È una marca inglese con importazione anche in Polonia, in Germania. Questo perché nel nord Europa, ed è per questo motivo che sono dovuto andare fino in Germania, perché nel nord Europa la tradizione del carrello rimorchio è super accettata nel modo di vivere, mentre noi in Italia di carrelli rimorchio non ne abbiamo tanti. E questo lo si vede dal fatto che per omologare un gancio su una macchina è un casino immenso, mentre in altri paesi è tutto molto più semplice anche con il discorso delle targhe, delle assicurazioni. Quando ho pensato a questa idea e avete visto il primo video
del campionato. Io avevo detto che questo progetto sarebbe dovuto essere economicamente sostenibile e appunto per questo non potevo presentarmi con un camion, con una Ferrari. Dovevo trovare qualcosa che mi portasse alle gare, che fosse molto bello da vedere, che desse un ottimo impatto d'immagine, ma che fosse appunto economicamente sostenibile. E questa cosa alla fine della fiera non costa così tanto, perché con all'incirca 7.000 euro siamo riusciti a portare a casa tutta la baracca fra nazionalizzazione, viaggio, acquisto, eccetera eccetera. Il modello si chiama Demon Cargo 1300, appunto perché sono proprio i chili che potrebbe trasportare. Poi la portata non è propriamente quella, perché dipende anche dalla macchina che lo tira. E appunto per l'economicamente sostenibile ci vogliono degli sponsor che sostengano la causa, e per questo motivo, una volta preso il carrello, avevo bisogno di wrapparlo. Per questo sono venuto qua dai ragazzi di LSC, che hanno fatto un lavoro, penso che possiate giudicarlo anche voi, esagerato. Io gli ho mandato un progettino, diciamo, fatto molto velocemente dalla mia ragazza, e Samu, vieni qua che mi e ci spieghi che cosa avete fatto. Mi abbasso anch'io. Dal progetto che ci hai inviato, noi l'abbiamo messo sul nostro programmino, un programma sul computer, okay, che lo trasforma in poche parole in un tracciato, che poi noi questo file lo mandiamo alla nostra stampante, a un plotter, che al posto di avere l'inchiostro normale ha un taglierino, e poi lui va a tagliare appunto tutto il file. Infatti avete dovuto tagliare tutte, ad esempio, le forme qua dei profili, tutto, insomma, non è, magari sicuramente le auto sono un pochino più difficili, però diciamo comunque c'è sempre bisogno del taglio di una curva. Assolutamente sì, ad esempio questo logo qua potevamo farlo solo esclusivamente con il plotter, perché altrimenti a mano libera o col filo non saremmo mai riusciti a farlo, una cosa del genere, come ad esempio tutti quanti gli sponsor che ci sono inviato. Bene ragazzi, adesso il carrello lo avete visto, inutile che vi dica, se avete bisogno di wrappare i vostri mezzi, LSC Garage, grazie ragazzi, grazie. Vi lascio i loro social e link in descrizione, così potete andare a vedere che cosa fanno, e adesso andiamo a vedere il carrello. Niente, ho fatto finta, ho sbagliato, ho detto una cavolata. Il bello della diretta, siccome il carrello in verità non era proprio finito, perché serve per la gara di Misano, infatti non vedo l'ora che le persone che verranno in autodromo possano vedere il carrello dal vivo, però nel progetto mancava un pezzettino, che era quello qui davanti. Infatti, se vedete, questi sono i colori di DTO, che è main sponsor per questa stagione: blu, bianco, azzurro, e poi la linea continua anche dall'altra parte, però nel mezzo non manca niente. E quindi, prima di portarlo via, i ragazzi in 448 fanno questo pezzo mancante, e quindi li vediamo anche all'opera. Pare, e anche se è un pezzo relativamente semplice, senza particolari difficoltà, non avevo mai visto dal vivo l'utilizzo del magico filo. La tecnica è semplice: prima applichi un filo adesivo sottilissimo sulle linee che vorrai tagliare, applichi la pellicola per eccesso e successivamente tiri il filo, che taglia con una precisione millimetrica, lasciando il profilo perfetto. Rimuovi l'eccesso, mezz'ora ed ero in macchina. Si vede nel video. Guarda che cazzo bisogna fare per fare YouTube. Bene, adesso che l'abbiamo portato a casa, ve lo faccio vedere con un po' più di calma. Allora, il carrello esternamente si presenta così: ha un profilo aerodinamico fatto in vetro resina, dopo poi da dentro lo vedrete meglio. Timone bellissimo, molto robusto, con una maniglia molto ben fatta anche per tirarlo. Freno a mano, questo è il suo cavo per la corrente con il suo porta connettore. Anche a mano si sposta molto bene e a pieno carico. Qua c'è la porta laterale, piccolina, però molto comoda in fase di carica e scarica. Cerchi in lega, che anche l'occhio vuole la sua parte. Questi poi ci sono piedini per tirarlo giù, per metterli giù, perché quando si carica almeno non si ribalta e non si chiude come una fisarmonica. Ci sono già incorporati i fermaruota, mentre la figata della porta laterale ovviamente fa da pianale di carico ai pistoni, quindi basta solo un piccolissimo sforzo e si chiude da sola.
ok, poi ha la battuta qua in alto così non si rovina quando lo apri, qua con le maniglie made in Germany, si chiude, uno e due. Poi qua sotto la figata è che con un gancettino, che mentre tengo la telecamera in mano lo riesco a fare lo stesso, sfilo qua, apro solo questo e la porta si apre lateralmente. Inoltre non c'è da aver paura di andare oltre corsa perché c'è il suo fondo corsa per la porta fatto apposta, quindi è tutto molto ben studiato. E anche per la porta laterale stessa identica cosa, quindi non c'è mai il rischio di aprire la porta laterale, sbattere o graffiare. Dentro invece è fatto così, adesso sarà un pochino buio, diamo il tempo alla telecamera di aggiustarsi. Tunnel bianco, ok? E c'è un odore di vetroresina come quando apri il pacco delle carene. Adesso qua nella parte anteriore devo fare un mobile per tenere le casse, mentre manca il portamoto. Qua ci sono ancora alcuni agganci, ma ne serviranno altri nella parte anteriore perché per legare la moto o anche alcune attrezzature mi servono lì davanti per forza. E qua c'è già una luce posteriore che però credo di dover alimentare con una 12 volt perché funziona solo attaccata alla macchina. E basta, direi che è molto bello e sarà molto utile. E ultimo, ma non per importanza, lo dico sempre, epicondilite a parte, cioè quanto è bello, quanto è bello. Poi vabbè, ragazzi di LSC, niente da dire, super lavoro. E molti di voi si chiederanno, ma dove sei andato a cercarlo sto carrello? Perché quando ho avuto quest'idea, non avendo un mezzo adeguato per poter andare a fare le gare e non avendo più un furgone, ho pensato che questa potesse essere la soluzione migliore come immagine, costo e gestione. Di questo tipo di carrelli in Italia non c'è praticamente niente, e grazie a Sergio che abita in Germania e mi ha aiutato un sacco per questa cosa, ho fatto una 2 giorni, martedì mercoledì, andando su in volata vicino Francoforte in questo concessionario appunto, a ritirare il carrello nuovo che era appena arrivato. Poi il bello della Germania, arrivi, buongiorno, buongiorno, paghi, ti danno le targhe e te ne vai a casa. L'unica cosa che ho sbagliato è che ho fatto la targa quella da 5 giorni quando non sapevo che per fare una nazionalizzazione in Italia ci volesse una vita, ci è voluto un mese. Per fortuna, grazie all'agenzia Morganti di Como, sono riusciti a farmi la pratica in tempi record e quindi riuscirò a portare il carrello anche a Misano alla prima gara, e di questo ne sono troppo contento. E voglio sapere anche da voi, uno, che cosa ne pensate per chi verrà a Misano, e per chi verrà a Misano la sua impressione nell'averlo visto dal vivo. Quindi io spero che questo video vi sia piaciuto e che l'impegno nel portare su questo maledetto canale un sacco di cose che non si vedono mai perché le cose convenzionali qua non ci piacciono, lasciate un like, lasciate un commento, ci vediamo a Misano, anche perché adesso lo carico e devo scappare perché sono in un ritardo fotonico.